Ragazze, ciao ragazzi. Allora, siamo qui per fare il video diario e mi dispiace tantissimo per l'ultima volta che non sono riuscita a registrarlo, ma sotto le feste è stato veramente, veramente impossibile. Ci ho provato fino all'ultimo, ma poi ad un tratto mi sono resa conto che non ce l'avrei fatta per svariati motivi. Insomma, ero lì tra i fornelli fino all'ultimo. E non ce la potevo fare, insomma, quindi vi ho messo quel triste video per dirvi che purtroppo non sarebbe andato online e non mi piaceva non dirvi proprio nulla così, sparire nel nulla, quindi vi ho fatto quel micro video. E oggi però siamo qua. Oggi voi vedrete questo video il 3 gennaio, mentre io lo sto registrando oggi che è il 30 dicembre. Domani partiremo, quindi assolutamente quei giorni là non avrò tempo di fare questa cosa. E vi racconto un pochino come sono andate le feste, come le cose che ho combinato. Insomma, allora, partendo dal 24 siamo stati a casa di mia nonna a cena. A pranzo invece siamo stati a casa dei miei suoceri, quindi i genitori di Christian, con i nonni e tutto quanto, e che ve lo dica fare, cioè a morire da il mangiare veramente troppo, non ne potevo più, e già dal 24 non ne potevo più, e contate che io non sono una mangiona, quindi il mio stomaco proprio non ce la faceva più. E il 25 invece siamo stati da allora, perché abbiamo fatto sempre pranzo e cena e volevo ammazzarmi. Siamo stati da mia zia a pranzo, con tutti i parenti a fare proprio il pranzo di Natale, con tanto di vinci sgrassi e insomma di tutto e di più, veramente a morire. E la sera siamo stati sempre da mia suocera. Mentre il 26 l'abbiamo fatto a casa mia, quindi il 26 che io avrei dovuto registrare il video per il video diario, scusate, ma sono ritardata, non pare, non è che sono ritardata, sono rallentata. Non ce l'ho fatta perché ho cucinato, come appunto avete visto anche dal vlog, e quindi assolutamente non ce l'ho fatta. Poi il 27 è stato il compleanno di Christian e quindi anche lì. Vabbè, che ho ordinato la pizza, però comunque ho fatto anche altre cose, un attimo avevo molto da fare, e quindi però le feste sono andate molto bene, mi piace un sacco l'atmosfera natalizia, io adoro questa atmosfera natalizia. L'unica cosa che non mi piace assolutamente delle feste è il fatto che comunque passano troppo in fretta, nel senso tu aspetti tantissimo tempo che arrivi Natale, la vigilia e poi in un batter d'occhio, come tutte le cose belle, paf, se ne vanno e nemmeno ti sei reso conto. Quindi sì, a volte mi fermo a pensare, anche grazie ai vlogmas che vedo su YouTube, a tutte le persone che stanno lì con la famiglia e i nonni e tutto quanto. Sì, è bellissimo il Natale, sotto questo punto di vista secondo me il Natale è fantastico, perché comunque è un modo per ritrovarsi, per stare bene insieme, per non rompere le scatole con tutti quei pensieri brutti e cattivi che ci passano per la testa a volte. Insomma, il Natale rende tutto più calmo, più rilassato, finisce l'anno e noi siamo tranquilli. Per quanto mi riguarda, sono molto felice di come siano andate le feste, sono molto felice dei regali che ho ricevuto, che avrete già visto, o forse no. Sì, li avete già visti, scusatemi, ma con questo fatto che registro prima le cose vado proprio in pappa, non capisco più niente. E sto facendo una maratona di video perché praticamente, appunto come vi ho detto, partiamo, andiamo a Perugia e ora noi saremo a Perugia, anzi staremo tornando, e o forse saremo già tornati, sinceramente non lo so perché queste cose le prepara Christian, quindi sono molto felice del fatto che comunque partiamo, che siamo via un po' di giorni solo io e lui.
ci facciamo il nostro capodanno romantico. E ne abbiamo davvero bisogno perché queste feste comunque sono state un tripudio di parenti e vai di qua, vai di là, non siamo mai stati veramente da soli e quindi sì, ho proprio bisogno di stare con Christian, da sola con Christian e godermi queste vacanze di fine anno. E poi che cos'altro vi dico? Mi sono fatta le unghie, le ho fatte ieri sera apposta per Capodanno, sperando che tengano. Le ho fatte io, devo dire la verità, mi piacciono e non mi piacciono, nel senso, no, il colore mi piace, ma l'effetto del gel forse non mi è venuto proprio, proprio come lo volevo io. Però, insomma, eccole qua, eccole qua. E era una vita che volevo farmi le unghie, ma insomma, non me l'ho mai fatta, poi perché sono un po' scomode, sapete quando comunque avete la ricostruzione, avete le unghie più spesse, non riuscite a fare niente, non riuscite a prendere spicci, a fare la spesa, non riuscite a grattarvi, non riuscite a fare nulla e quindi un pochino le odio, però insomma come le scarpe coi tacchi, si odiano e si amano allo stesso tempo e un po' anche come fidanzati. Spero che questo pezzo Cristian non lo veda mai. No, insomma, sì, vabbè, a volte capita di battibeccare su cose, ma cose piccole, leggere, che non hanno un vero e proprio senso. A volte forse sembra proprio che ci vogliamo attaccare a tutto, ma poi capiamo che non ne vale la pena perché fondamentalmente quello che ci lega non ha nulla a che vedere con queste piccole litigate, molto più grande e. L'altra sera, sapete, ieri sera, Christian è andato a cena con gli amici e poi è venuto a casa e mi ha detto che comunque un suo amico gli ha detto che lui il matrimonio lo vede un po' come una gabbia, una cosa che ti costringe. E effettivamente, tanto tempo fa, un pochino lo vedevo così anch'io, comunque sapete, avendo i genitori separati, avendo visto tante coppie scoppiare, sì. Dici, beh, caspita, ma perché no? Poi però ti capita che incontri la persona, la cosiddetta persona giusta, la persona che ti fa cambiare idea, la persona che ti sta sempre vicino, che comunque c'è sempre. E a quel punto ne senti il bisogno, perlomeno io, ma anche lui, e lo vedo. Non vediamo l'ora, perché vogliamo, come dire, mettere su carta questa cosa. Però da un lato capisco anche questo suo amico, ma a parte è un esempio, comunque tante persone che dicono: ma siete giovani, cosa vi sposate, no? Sì, da un lato forse hanno anche loro le loro ragioni, ma dal nostro punto di vista è il coronamento finale del nostro amore. E quindi sì, come dire, lui ci è rimasto un po' così, no? Nel senso, magari dice: non mi aspettavo che ci fossero persone che vedessero il matrimonio come una gabbia, ma io l'ho sempre saputo, però logicamente quando vivi l'amore, quello vero, non parlo di scappatelle. Dici come sia possibile, però io capisco anche queste persone che magari non hanno mai vissuto una storia intensa, una storia seria, la cosiddetta storia seria, e quindi la vedono una cosa un pochino così, un po' costrittiva, un po', cioè magari se tu rifletti e pensi che starai per tutta la vita, più o meno, non nessuno può sapere nulla con quella persona. Pensi, oh mio Dio, no, io voglio vivermi la vita, voglio godermi la vita. Ed è proprio lì il punto. Cioè noi, come penso tutte le persone che si sono sposate con quest'idea, per loro godersi la vita, anche per me, godermi la vita, divertirmi, significa Christian, per me è lui il mio divertimento. Quindi io molte volte non capivo quando le mie amiche mi dicevano: ma come fai a stare da tutto questo tempo con lui, no? Non ti stufi, non vuoi andare a divertirti? Anche quelle poche volte che io uscivo così, diciamo, senza di lui, tempo fa, per me il divertimento
C'era, ma mancava sempre qualcosa, no? E mancava lui, è così. E non vuol dire dipendere da quella persona, vuol dire che comunque l'apice del divertimento, tra virgolette, io lo trovo solo con lui, perché c'è quella cosa che chi è innamorato follemente, chi prova l'amore, insomma, mi capisce e sa quello che sto dicendo. È anche giusto uscire con le amiche, comunque svagarsi, avere i propri spazi, tutto quanto, però comunque ecco, è una cosa che se si prova si capisce, altrimenti rimane molto difficile spiegarla, perché penso che spiegare l'amore, insomma, nel momento in cui provi a spiegare l'amore a parole, perde il 99% del suo significato, nel senso che comunque non ha. Non si può spiegare, non si può spiegare. È una cosa che si prova e si evolve tantissimo, dall'inizio si cambia tanto, in un modo che magari non avrei mai potuto pensare nella mia vita, però è così, insomma. E niente, quindi queste feste sono andate così, questi video sono un po' così riflessivi, un po'. Vi dico un po' le mie paranoie, le mie gioie e spero anche oggi di avervi tenuto compagnia. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!